Buonasera dallo studio centrale di TV6. Lunedì è sempre replay a 2 giorni da Natale. L'albero si è appeso. Questo è il nostro titolo inerente al Pescara che anche con il modulo il 4-3-2-1, quindi con l'albero di Natale, non riesce più a trovare la strada della vittoria. Crisi in casa biancoazzurra, 5 partite senza successi, anche contro il Trapani. La squadra di Zauri ha avuto grosse difficoltà. Nel mirino della critica è entrato proprio l'allenatore biancoazzurro. La società continua a dare fiducia al mister. Si giocherà il 26 a Livorno e poi il 29 in casa con il Chievo. Dunque situazione difficile, pesante nell'ambiente pescarese dopo questo pareggio con il Trapani. Ne parleremo con i nostri ospiti, con Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Al suo fianco diamo un bentornato al dottor Pietro Literio. Buonasera Pietro, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, elegantissimo come sempre, complimenti Riccardo. E dall'altra parte dello studio abbiamo il presidente della Delfino Pescara Calcio Femminile, Andrea Cicconi. Buonasera presidente, forse l'unico che può sorridere grazie al successo conquistato a Francavilla nel derby con il Chieti. Complimenti Cicconi. E poi questa sera dalla regia allo studio è arrivato Andrea Costantini. Buonasera, buonasera Andrea, grazie per essere qui con noi, perché non ci sono posticipi questa sera, quindi lo coinvolgeremo in studio con i nostri amici. Anzi Andrea, in giornata ci sono state già delle notizie inerenti al campionato di Serie B, anticipi e posticipi per le prime giornate, ce ne vuoi dire subito? Sì, il campionato riprenderà per il Pescara il 19, sarà di domenica contro la Salernitana e poi il sabato successivo la trasferta, una delle più lunghe, a Udine contro il Pordenone. Ci sarà anche un match di lunedì sera il 3 di febbraio in casa contro il Cosenza, insomma, quindi diverse date, diverse variazioni, anticipi e posticipi. Ci sarà anche una gara contro il Cittadella di venerdì, quindi insomma un calendario piuttosto variegato. Saluto in regia come sempre Maurizio Dagui, qui in studio Roberto Pulimanti della Publivideo, Loris Bennato, e andiamo subito a sentire gli umori del giorno dopo. Insomma, Pescara che da 5 partite non riesce più a trovare la strada della vittoria. Si sperava in un ritorno al successo contro il Trapani. È vero che in Serie B non si può mai essere sicuri di nulla, però sta diventando un percorso sempre più in discesa per la squadra di Luciano Zauri. Totò, come se ne esce? Ma come se ne esce? Io ce lo dicevamo già lo scorso lunedì, insomma questa è una squadra comunque che ha bisogno di ritocchi importanti, perché non è solo la questione né di modulo, come abbiamo visto, perché poi alla fine cambiando il modulo è cambiato il risultato, non è che sia cambiato, la squadra ha fatto fatica ancora soprattutto a arrivare al tiro, perché questa adesso la cosa, il paradosso è che il Pescara ancora oggi ha il secondo attacco del campionato, cioè ha segnato un paio di gol in più solo il Benevento che sta dominando, però è una squadra che nelle ultime 5 partite fa una fatica tremenda, soprattutto proprio a trovare la strada per mettere in difficoltà l'avversario. Anche col Trapani è stata una partita quasi a senso unico, nel senso che il gioco, la partita l'ha fatto sempre il Pescara, ma in maniera sterile. Quindi questa è una squadra che veramente è una crisi grossa, non solo dei risultati, perché non è che sia stata la partita, puoi dire se è stata sfortunata, cioè è stata una partita giocata male, insomma, comunque senza riuscire a pungere contro un avversario che è vero che si è difeso, perché come ti aspettavi del resto? Poi con un Castori in più in panchina. Con Castori, insomma, non, le barricate sono d'obbligo, però insomma lui l'ha impostata bene, l'ha anche spiegato che praticamente è riuscito a giocare, soprattutto il suo timore era Galano e lui ha trovato una formula per limitarlo. In effetti Galano non ha toccato quasi palla, insomma, nella partita, proprio perché non ha trovato spazio. Quindi in questo momento è una squadra che si affida soprattutto
alle iniziative di Machin, che è il giocatore di maggior talento, che però chiaramente non può risolverla da solo. L'unica novità positiva credo sia stato il ritorno di Palmiero, che in effetti al primo tempo è stato il giocatore che ha dato qualcosa in più alla squadra, come ci hanno abituato prima del lungo infortunio. Però il problema vero è questa scarsa capacità di far gioco incisivo, e questo è il vero problema del Pescara. Quindi continua l'idiosincrasia al gol, come dicevi tu Totò, il Pescara però come attacco è tra i primi posti, mentre a livello difensivo il Pescara è la terza peggior difesa, sì, del campionato, sì, esatto. E in effetti continua a subire gol. Qui c'è stato un pezzo di bravura da parte del centrocampista del Trapani, ma l'azione è nata da un clamoroso errore della difesa che più tardi valuteremo al meglio. Quindi chiedo al dottor Litterio, sì, il problema d'attacco è troppo evidente perché ormai dall'inizio dell'anno, dopo l'infortunio del titolare Tumminello, qualcosa si è cercato di fare, ma a gennaio ovviamente sarà decisivo l'intervento. Però questa squadra continua a soffrire anche a livello difensivo. Verissimo. Il problema è a più livelli, infatti, secondo me. Innanzitutto il Pescara si è dimostrato Palmiero dipendente, e secondo me ieri non è stata la partita come quella precedente. Ieri io ho visto invece dei segnali di vita importanti, perché ha tirato più in porta come Mushai, con Machin. Però grandi occasioni non sono state create, soltanto due tentativi ci sono stati. Sì, però ha tirato più in porta, ha verticalizzato di più, il gioco era completamente diverso rispetto alla penultima partita, grazie a Palmiero che verticalizzava e guidava la regia, perché a me Palmiero fa pensare un po' al Pjanic della Juventus, no? E senza Palmiero cambia proprio volto questo Pescara, quindi questo è un aspetto. Ieri è mancata la vittoria, però non ha perso il Pescara, e con Palmiero ha quasi sempre vinto o non ha perso, quindi si dimostra Palmiero dipendente. Poi i problemi sono strutturali, come diceva pure Totò, perché manca la punta centrale d'attacco. Voi immaginate, come dice pure il presidente Sebastiani, con una punta di peso assieme ai gol di Macine e di Galano, cosa sarebbe questo Pescara. E c'è il problema della fase difensiva da registrare, perché effettivamente è un problema serio. Comunque rispetto a Totò mi sembra di capire che vedi il bicchiere un po' più pieno. Ieri sì, rispetto all'altra partita precedente, che fu veramente noiosa, il Pescara non tirò nemmeno in porta. Ieri ha verticalizzato parecchio con Palmiero e a tirare ed è arrivata più in porta. Riccardo, le tue idee sono più vicine a quelle di Totò o di Pietro? Di Totò, nel senso che qualcosa è successo, perché è un mese e mezzo che la squadra ha avuto un'involuzione totale. Al di là che continua a fare gol, non fa gioco, è vero che Palmiero è importante in questa squadra, ma non è stata la sua partita questa, perché pur avendo dato qualche verticalizzazione in più, molte volte è stato escluso dal gioco e noi palle in attacco nella fase offensiva molto poche. Ma al di là di questo, secondo me qualcosa è successo. È successo che questa squadra ha perso un po' l'identità che aveva trovato con le vittorie, con la vittoria soprattutto quella che tanto Totò dice dobbiamo dimenticare. Però in quella partita ha dato la visione di essere una squadra vera. Da lì c'è stata un'evoluzione. Io non vorrei che quelle esclusioni del Drossi di Bruno, ecco, quando dici qualcosa è successo, a cosa ti riferisci? Non vorrei che quelle esclusioni del Drossi di Bruno, ci sia qualcosa che forse non sappiamo, che abbia comunque, non lo so, probabilmente, ma è una mia ipotesi. Spaccato lo spogliatoio? No, spaccato lo spogliatoio, ma no, sicuramente del malumore. È venuti prima della bella striscia. Sì. Sì, però io devo dirti una verità, che quando qualcuno vuole in un ambiente, e non sto parlando del Pescara in generale, mettere un po' di zizzania, non è che arriva e la mette, inizia a giocare ai fianchi, inizia a fare la parola in più, la parola in meno, e non vorrei... E ti dico anche che la controprova di quello potrebbe anche essere che ho rivisto una difesa anziana, è vero che Bettella ha la febbre, però non lo so, è un mio pensiero, detto così come mi viene lo dico, che mi fa pensare, perché io voglio escludere il fatto che la squadra sia scarsa, perché la squadra non è scarsa. Voglio escludere che l'allenatore non sia capace, perché ha dimostrato di essere comunque un buon allenatore, soprattutto all'inizio.
È vero, ci manca l'attaccante, e anche un'altra cosa lo devo dire, perché sono stanco di sentire che l'attaccante va bene, ma con l'attaccante così fa fare gol agli altri. L'attaccante ha un compito solo nel gioco del calcio, fare gol. Non ha nessun altro compito. L'attaccante può toccare anche tre per una partita e fare il gol. Però andiamo con ordine. Con ordine. Prima hai sollevato questo. Io sollevo il fatto che teorema. Potrebbe. Non ho detto che io non ho. Sto parlando. Potrebbe essere che qualcosa all'interno si sia non rotto ma intrinato. E mi dispiacerebbe. È un mio pensiero, perché questa squadra ha avuto comunque un'involuzione. Da una squadra in un'ascesa, a un certo punto è iniziata una discesa, ed è una discesa veramente pericolosa, soprattutto per la posizione in classifica, perché adesso tu vai a Livorno e poi a Chievo, sappiamo, e col Chievo in casa. Il Chievo sappiamo che è un'ottima squadra, e il Livorno, che è ultima in classifica, comunque è una trasferta insidiosa. Non vorrei che tu venissi a questo punto risucchiato nella parte bassa della classifica. Beh, certo, se continua a perdere viene risucchiato. Entra, ma anche se non vince, non solo se, non non vinci, solo se perde. Così come se vinci però torni su. Certo, per carità, ci mancherebbe. Io ero convinto, ti dico la verità, che noi il Trapani l'avevamo asfaltato. Io pensavo di vincere 3-4-0. E io questo è quello che pensavo, e invece mi sono ritrovato a vedere un Trapani che è vero che Castori mette i pullman davanti alla porta, però ha fatto la sua partita. Su queste, definiamole insinuazioni? No. E impressioni? Vabbè. Impressioni. Impressioni. Però ieri Del Grosso è stato titolare. Adesso, No, vabbè, mi sembra un discorso un po'... Sì, lui l'ha fatta, ma non che possiamo dire. No, ma anche se fosse così, diciamo, anche se fosse così, non è che non si vince perché c'è questo atteggiamento da parte di qualcuno, perché poi se Palmiero fa un buon passaggio, l'attaccante fa gol, cade tutto il castello. Tutto il castello. Il discorso calcio è un altro, no, rispetto... No, appunto, se andiamo dietro a queste cose, potrebbe essere, cioè, il nocciolo di quella questione non lo troviamo, voglio dire, perché il nocciolo della questione è questa è una squadra che ha fatto questa eccezionale gara col Benevento, e su quella ha costruito un momento abbastanza morto, ma molto positivo, parliamo della vittoria di Empoli. E cioè, adesso invece è una squadra che non riesce, pur avendo, voglio dire, la partita di domenica, sai, la partita che Pescara ha giocato quasi tutta la partita, ha avuto l'iniziativa, però oltre quello non va, cioè quello che stiamo dicendo oramai da 2-3 settimane. È una squadra che in effetti, quando mi dici centravanti deve fare gol, certo non c'è, quindi questo è già un problema grosso, che... Si può anche dire che forse Macin e Galano hanno coperto questa assenza di un attaccante nelle precedenti gare, e adesso i veri problemi vengono a Galano, perché a Macin e Galano non si può chiedere certo di trovare la strada del gol ogni partito. Ma il peso della fase offensiva è soprattutto su di loro, l'iniziativa personale, certo, non è tanto una questione di gioco di squadra. Ma siccome oramai le squadre avversarie sanno che loro sono i fuori classe, i più pericolosi, hanno preso anche le contromisure. Ieri Castori l'ha detto chiaramente, sì, con Galano. Macin no, perché Macin alla fine la partita l'ha fatta, certo, anche certo, nonostante la marcatura. E ha rischiato di fare gol. Insomma. Andrea, qual è invece il tuo pensiero, a parte l'idea e l'impressione di Klinko? Allora, un'analisi piuttosto articolata. A mio avviso le assenze hanno inciso in buona parte, soprattutto nell'ultimo periodo l'assenza di Palmiero, e questo è un aspetto. Poi sulla questione dei centravanti potremmo anche dire altro, però Zauri ci ha messo del suo, a mio avviso, col costante cambiamento di atteggiamento tattico. Esatto. Ieri la partita contro il Trapani, che schierava una difesa a tre, ha visto il Pescara giocare e avere iniziativa con quel 4-3-2-1 con cui aveva svoltato Zauri. Che poi la difesa a 5 diventa, no? Che poi diventa una difesa a 5. Abbiamo visto che contro squadre con cui Pescara ha giocato, che avevano la difesa con i tre centrali, il Pescara ha provato a mettersi a specchio, o quasi. Questo continuo cambiare atteggiamento probabilmente ha
tolto quelle certezze che la squadra aveva faticosamente trovato in quella serie positiva, perché dall'inizio della stagione, prima il 4-3-3, sto cercando di dare una lettura tecnica, prima col 4-3-3, poi si è passati a un altro modulo, il 3-5-2 poi, o 3-5-1-1, poi si è trovato l'albero di Natale che ha portato risultati, e poi si è ritornati improvvisamente in un momento positivo contro la Cremonese a giocare con la difesa a 3, e poi è stata riproposta anche successivamente. Probabilmente le due punte false senza il centravanti a Frosinone, questo continuo girovagare probabilmente ha confuso un po' l'idea. Fermo restando che l'assenza di Palmiero è stata enormemente impattante, perché un altro Palmiero non c'è. E poi la questione di centravanti è piuttosto seria, perché io non sono d'accordo con Riccardo, perché penso che se un centravanti è di manovra e fa segnare gli altri va bene, poi è chiaro che l'optimum è che il centravanti faccia gol, ma se è funzionale a far segnare gli altri va bene anche. Il problema è che Borrelli, scusami, era il quarto attaccante, sì. A inizio stagione Borrelli era il quarto attaccante, ora è diventato il centravanti. Io ho trovato anche sin troppo ingenerosa qualche critica, qualche bocciatura nei suoi confronti. È vero che ieri non ha giocato bene, ma parliamo di un 19enne che non ha alle spalle altri campionati, è un 19enne forse debuttante. Sarebbe più corretto dire che sono state sbagliate eventualmente le scelte di Brunori e Maniero. Infatti voglio arrivare lì. Brunori si è dimostrato inefficiente, Maniero è il lontano parente del giocatore che ha lasciato Pescara e probabilmente ora farebbe fatica, mi dispiace dirlo, anche in Serie C. Tumminello si è fatto male e Borrelli è diventata l'ancora di salvezza di Zauri. Ma un ragazzo di 19 anni può e deve avere la possibilità di sbagliare e di crescere. Chiaretto l'attacco per buona parte di quest'ultimo periodo, adesso c'è bisogno di un ricambio. Mi sembrano delle valutazioni giuste, perché poi è la realtà dei fatti ci presenta tutte queste difficoltà. Riccardo, volevi subito aggiungere qualcosa? No, volevo dire ad Andrea, se mi nomina un centravanti nella storia del calcio che è rimasto famoso nella storia per aver fatto da sponda a un altro, centravanti deve fare gol, che lavorano per far segnare gli altri. Cortesemente mi dici un nome. Ma ci sono, adesso non è il caso di specificare. No, ma non c'è. Però, se il Pescara ha tuttora, nonostante ora faccia meno gol, il secondo miglior attacco di un campionato così livellato, dei meriti ci saranno, e di Zauri che aveva individuato quel modulo, e di Macino e Galano che, se segnano, evidentemente perché vengono messi in condizioni di esprimere il loro talento grazie a un attaccante che ha rinunciato a fare gol, cosa che lui ha fatto nella primavera e ha fatto a sportellate. Ora però è affaticato. Totò e Pietro, voglio dire a Riccardo che ovviamente ha meno memoria di me essendo più giovane, però il centravanti di manovra è esistito addirittura dai tempi della Grande Ungheria. C'era i Deguti che facevano il centravanti, però i gol li facevano Kostić e Sibor, che c'era la mezzala e la sinistra. Vuol dire, questa è la funzione che esiste nel gioco del calcio. Qui il problema è questa scarsa incisività della squadra in questo momento, cioè un centravanti che giochi per la squadra probabilmente è anche in grado anche di fare gol se gli capita, come più o meno le prime prove di Borrelli ci hanno dato almeno questa realtà. L'abbiamo visto, non è il ragazzo stava lì solo a fare a sportellate, ha avuto un peso anche importante. Ecco, sul fatto che sono stati cambiati tanti moduli, pensi anche tu che sì, sono state tolte delle certezze? Ma io in effetti sono abbastanza d'accordo con Andrea, credo che abbia inciso anche questo, perché è ovvio che la squadra, che questa di cambiarla sistematicamente, a volte anche in maniera del tutto imprevista, appunto aveva citato il caso della Cremonese, lì non serviva proprio fare quel tipo di... quindi questo credo che abbia un po' contribuito anche a dare meno certezza alla squadra, che in quel momento insomma non era solo una questione di bomba, è che lo stava interpretando bene questo modulo, quindi tutto sommato non serviva magari cambiarlo. E a me era piaciuto Zauri che in corso di gara, anche nelle gare stravinte col Benevento eccetera, ha adattato la difesa, perché quando stava vincendo, cioè quelle sono mosse che ci stanno, però se tu invece sistematicamente ogni partita cambi è ovvio che qualche certezza, certo, ti manca. Viterio annuiva prima quando Andrea sosteneva questo tema. Sono vere tutte tema. Queste cose, perché poi la difficoltà di gioco del Pescara è frutto di diverse cause, quindi ci sono i problemi strutturali, cioè gli infortuni, ma poi ci sono anche gli errori individuali. In questo caso si stava parlando degli errori individuali dell'allenatore. Quindi a schierare 6 moduli diversi finora è un problema che fa perdere certezze in campo, no?
alla squadra, ha cambiato anche tantissimi giocatori nei vari ruoli. Aggiungiamoci pure gli errori individuali anche dei singoli giocatori poi in una situazione però lì del fanno genere. Parte un po' del gioco del calcio, forse devono essere limitati, no? Hai accennato ai problemi della difesa, in effetti io questa è una cosa che sto ripetendo da qualche partita. Pescara lì dietro sbaglia un po' troppe cose. I diversi gol subiti negli ultimi tempi sono frutto di errori banali di difensori individuali anche di giocatori esperti. Ma l'esempio è Castrati ha fatto due papere, una sotto le gambe. Io però una... parlo più di assetto, non tanto del portiere, il portiere ci può stare a fare la papera, però delle sicurezze che questa squadra aveva in mezzo all'area, adesso non ce l'ha. Insomma, ma lì la sicurezza è Fiorillo che manca, Fiorillo no, in fase il problema difensiva la sicurezza che non, a mio avviso non ha, fa degli errori banali proprio nella zona centrale dell'area, e quindi Scognamiglio chi sta vicino a lui, insomma sono errori banali, anche il gol che abbiamo preso questa l'ultima partita come quella precedente, il primo c'è gol una mosca terribile, il primo gol subito nella partita in trasferta, pure lì c'è stato un errore banale di taglio del difensore che... Andrea, vogliamo vedere l'errore della difesa, sì, l'hai preparato prima... proprio tu l'errore in occasione della punizione l'errore di Scognamiglio che sbaglia un suggerimento orizzontale. Ma Scognamiglio anche lui sta sbagliando tanto. Ecco qui, il pallone dato male a Ciofani, Colpani sulla corsa, stop a seguire e Ciofani è costretto al fallo. Lì inizialmente avevo detto, vabbè, errore di Ciofani, no, la maggior parte dell'errore, se non tutto, è di Scognamiglio. Ed è un errore individuale. Ed è un errore individuale. Non è il primo che fa Scognamiglio, eh? Sì. Cioè, diciamo le cose come stanno. Sì, sì, è vero, è vero. Non è il primo, l'abbiamo detto poco fa. Stavo accennando prima. È vero. Tra l'altro vorrei aggiungere anche questo tema, se è possibile. Sì. Se stanno tutti bene, tutti al 100%, chi sono i titolari al centro della difesa del Pescara? Ah, questo solo l'allenatore. Certo. Però anche questo aspetto che... per vari motivi non si è ancora capito qual è la coppia titolare in una zona del campo così nevralgica dove solitamente il turnover è azzerato, cioè la coppia centrale è solitamente credo che sacra. Quando sono stati tutti disponibili la coppia titolare era Bettella-Scognamiglio però c'è Campagnaro anche a disposizione, sì. C'è anche Drudi, un giocatore di una certa esperienza, quindi anche sotto questo profilo se Campagnaro stesse sempre bene probabilmente sarebbe lui il titolare, così come Drudi, che è un giocatore che era titolare nel Cittadella lo scorso anno e che ora fa la panchina, anche se ieri ha giocato, ha fatto anche l'assist. Bettella è un grande prospetto, però il fatto che tra questi quattro quello che sembra essere il più titolare di tutti, Scognamiglio, stia facendo degli errori e di lettura e tecnici con grande costanza, lo paghi. Scusa Enrico, adesso vengo da te presidente. Una cosa questa la devo dire, quell'errore che abbiamo visto in Scognamiglio, quello è un errore di concentrazione, tecnico ma anche di concentrazione, perché non guarda bene tutto il movimento, vedete, si è voluto liberare subito della palla. Non lo so, credo che sia proprio un errore tecnico e basta, cioè. Sì, però ha avuto fretta di rilanciare subito la palla di là, ha avuto fretta, non ha tenuto nemmeno la palla sul piede. Lui proprio ha pensato di darla in quel modo, poi se è il problema. È un errore tecnico, ma lui aveva delle alternative lì, poteva anche stoppare la palla e tenerla. Era un passaggio anche facile. Poteva anche prima Riccardo diceva, quando sottolineiamo l'errore di Scognamiglio, diciamole le cose, c'è qualcosa che non è stato detto e che vuoi aggiungere? No, che Scognamiglio non è quello dell'anno scorso, che non dà più la sicurezza che dava, che sta giocando male, e diciamo che sta giocando male. No, pensavo che ti riferissi mi riferivo a quello, perché Scognamiglio gioca sempre, ad esempio. Ad esempio, perché Scognamiglio gioca sempre in questo momento, forse se Bettella non ha la febbre, Bettella, Druidi, forse dei due centrali è la coppia che per quello che ho visto quest'anno probabilmente. E poi ho sottolineato questa difesa che è tornata anziana, cosa che ti dà fastidio, mi sembra molto, ma no, non è, insomma, io vedo ribadisco sempre che a me piace la corsa, piace il gioco, anche se devo dire che Del Rosso non ha giocato male, perché al di là che ha messo la palla sempre allo stesso punto di Trosca, ha fatto, non ne ha fatto né uno più corto né uno più lungo, sì, però rientrava dal mese di settembre, quindi sì, però è molto prevedibile, cioè come gioco lui il Trosca l'ha messo tutte le palle allo stesso punto, l'ho guardato perché ha sempre trossato lui, abbiamo giocato sui suoi Trosca per la testa di Borrelli, sempre allo stesso punto, e voglio dire che che sia stato bravo a mandare sempre assolutamente punto. Sì, però noi non abbiamo colpito una volta non ce l'abbiamo fatta, allora, colpire la palla, abbiamo detto un po' tutto
punto sulla partita di ieri. Intanto sentiamo il presidente Cicconi come valuta questo ennesimo passo falso del Pescara. Tra poco sentiremo il presidente Sebastiani e Zauri, soprattutto sulla posizione dell'allenatore, perché nel calcio, lo ha sottolineato anche Zauri, sono sempre i risultati a delineare il destino di un tecnico, e qui l'esperienza di Zauri è talmente evidente che non è che preoccupato per questo, lo sa. Quindi, presidente Cicconi, non su Zauri, sulla partita, ecco, e sulla situazione in classifica, perché qualcuno vede il bicchiere mezzo pieno dando uno sguardo ai playoff, qualcuno mezzo vuoto, avendo normale paura. Che dentro casa non siamo contenti, cioè, voglio dire, non voglio parlare di preoccupazioni adesso peggiori, però è chiaro che il solito discorso cade sulla Serie B, che sì, tre partite le vinci e vai sopra, tre le perdi e vai giù, però se vai giù, insomma, poi le difficoltà psicologiche sono anche diverse. Quindi la pressione sale. La pressione poi sale, e quindi l'ambiente ti condanna, per cui c'è sicuramente adesso da dare una scossa al più presto. Questo fatto che l'ambiente ti condanna mi sembra più un ambiente spento, si sta creando quasi una situazione allora, al pareggio, Enrico, la sconfitta, che poi è la cosa direi più peggio, preoccupante. Esatto, perché sì. Addirittura se poi ci mettiamo spento, indifferenza, è ancora peggio, quindi è ancora peggio. Cosa peggiore? Non è che invitiamo a contestare, criticare sì, però bisogna essere sempre un po' vivi, perché sembra essere stato un calo di presenze. Calo di presenze, molte purtroppo, sì. Anche certo, il settore importante come la curva, voglio dire, che sì, un po' meno. In effetti, ma questo è sotto gli occhi di tutti, sì. Si era partiti quest'anno per divertirci, sì, per vedere un calcio un attimo più spumeggiante, vivo, e invece Zauri non sta riuscendo in questa impresa, a prescindere a un certo dai risultati. Punto si vedeva, ci stavamo credendo, sì, fino ad Empoli, dopodiché lì c'è stata una discesa. Però poi il tifoso fa sempre il paragone con quello che succedeva l'anno scorso. Sì, si giocava non bene, però arrivavano i risultati, quindi il risultato è sempre al vertice di ogni aspettativa, no? Quindi purtroppo sì. Ma se una squadra ha un'involuzione, qualcosa è successo. È questo che io continuo a dire, qualcosa è successo, perché tu non puoi alternare, un conto se tu alterni le partite, qui è un periodo molto lungo che pur facendo gol non c'è gioco, al di là dell'assenza di Palmerio che, come ha detto il regista, ma c'è qualcosa che è successo, non sono concentrati, ma io vedo una squadra, sembra stanca. Però non è giusto che dici una cosa del genere, qualcosa è successo, e dillo secondo te che è successo. Io non la vedo, sta inutile che dici qualcosa è successo. Che cosa può essere successo? Dillo, e magari uno capisce, altrimenti che cosa è successo? Che senso ha? Fammi capire. Te lo ripeto e te l'ho detto. Ma no, te lo ripeto, non ha senso. Cioè, parliamo della partita, delle cose tecniche, eccetera. Se parliamo di fantacalcio, possiamo pure dire che cosa è successo. Anzi, vi dico, sicuramente qualcosa è successo. Punto. A me non mi sembra una cosa corretta dire questo. Scusa, no, se hai dei dubbi, se hai dei dubbi, se hai delle cose, qualcosa che te lo porta calcio, a dire una cosa del genere, dillo e ci fai capire pure a noi. Marito e moglie, quindi oddio, dobbiamo però stare attenti. Qualcosa è successo. Se pensi che gli anziani, come hai detto prima, si sono lamentati e quindi non stanno aiutando l'allenatore, è un fatto anche normale, non è che sia un po' un fatto clamoroso, perché si spacca lo spogliatoio dell'Inter, si spacca il Milan, si spacca la Fiorentina. Certo. Succede ovunque quando non arrivano i risultati, non è che è una cosa trascendentale. Il problema è che del Napoli, appunto, anche il problema, Napoli, cioè, sono almeno situazioni anche normali, non è che come la vedo io, è una crisi tecnica, non è questa di spogliatoio, è una crisi tecnica, stanno emergendo, sono emerse in questa fase le carenze strutturali di questa squadra, altrimenti perché stiamo a parlare della necessità comunque di ritoccare l'organico? Perché poi, chiaramente Riccardo, ci sono tanti pensi di questo, hai citato prima due nomi del Grosso e Bruno che erano stati esclusi, però Del Grosso ieri era in campo, sì, anche giocato se bene, fosse successo qualcosa di grave Del Grosso starebbe fuori. Era in campo dopo che ha fatto le dichiarazioni sui giornali che lui se ne voleva andare, questo l'ha dichiarato lui tre giorni prima della sua convocazione, del fatto che ha giocato titolare, e questo potrebbe essere un segnale. Vabbè, questo perché succede a tutti quelli che non giocano, bene, però. Ma io scusa, ti ho detto, io tu pensi che queste situazioni abbiano incrinato il rapporto all'interno? Io ho visto tutte le partite, le ho viste tutte.
L'ho visto tutte l'anno scorso, l'ho visto tutte quest'anno. Pure io l'ho visto. Perfetto, le abbiamo viste tutte. Cioè, quindi che allora significa che le hai viste tutte? Che questa squadra... Tu hai detto una cosa che non ha né, c'è, né, né, sta, né in cielo né in terra. No, qualcosa è successo, punto. È successo? Non lo puoi dire perché appena io detto non dire, abbia... Scusami, delle... io posso dire quello che voglio, ma sì, ma certo, che tu mi dica ma... che non lo puoi dire, non è corretto. Io lo dico, lo puoi dire, lo puoi dire tranquillamente, però è una pesseria. Tu puoi non essere d'accordo. Però è una pesseria perché non la provi. Io lo posso dire. Ma io non puoi dire tutto. Ce lo voglio, devo, io posso dire. Ma come no? Se no io mi alzo e me ne vado. Sì, però io devo dire quello che vuoi. Che lo puoi dire, lo così come io ti dico che stai dicendo una pezzeria, tutto qua, lo posso dire? Sì, lo puoi dire. Chiaro, siamo però pari. Diciamola dai. Questa cosa, altrimenti il tifoso... Cioè, che senso ha? Secondo me, probabilmente, secondo me, quello che penso è che all'interno dello spogliatoio alcuni giocatori non stiano aiutando l'allenatore. Questo è quello che io penso, punto. Almeno. Mi sbaglierò, sarei contento di sbagliarmi. No, però almeno abbiamo detto un qualcosa che sarei ci può stare, contento no? di sbagliarmi. Ok, e Andrea? Io dico scusami Andrea, Pietro. Prego, prego. No, volevo aggiungere su quello che ha detto Totò, crisi tecnica, sono d'accordo perché il problema strutturale, cioè legato agli infortuni, Minello, Palmiero, ma avete mai visto una crisi tecnica che non si riflette anche sul piano tattico e sul piano mentale? Ma certo, può succedere, come no? Quindi è come chiaro che si porta dietro tutto il resto, se io ho una distorsione al piede, ne risente anche il mio modo di camminare e la mia sicurezza nel camminare. Quindi è chiaro che si riflette sui vari livelli. Andrea? Se lo mettiamo dal punto di vista tecnico, è evidente che noi abbiamo parlato di Tumminello, di Balzano, di Palmiero, ma Fiorillo è tuttora assente, sono due mesi in sostanza che manca, probabilmente lo rivedremo nel 2020. E questa è un'assenza che pesa tanto perché Castrati non è a livello di Fiorillo, non lo è ancora, non so se lo sarà. Sono tre assenze fondamentali, Fiorillo, Palmiero, Tumminello. È il capitano ed è una persona molto carismatica, è dentro lo spogliatoio e in campo. Quindi questa è un'altra assenza che pesa perché poi si dà la colpa a Castrati su molte dinamiche. Però non dimentichiamoci che Castrati non può avere il carisma e l'esperienza che ha Fiorillo. Ma con poi, tutto il bene che voglio Vincenzo Fiorillo, la punizione non l'aveva presa neanche Fiorillo perché era imparabile. Quindi non c'entra in questa partita il portiere. Andrea non si riferisce alla partita di ieri. Sto facendo un'analisi un po' più ampia, anche sull'assenza di esempio Bruno, che sicuramente è una persona, è un giocatore che ha il suo peso all'interno dello spogliatoio, ma tecnicamente io sento sempre molti tifosi lamentarsi quando Bruno gioca. Se Bruno gioca, chiaramente dà delle caratteristiche che non sono quelle di Palmiero. Quindi che sia in campo Bruno può fare in questo contesto probabilmente gli ultimi 20 minuti, può mettere esperienza, ma non può essere il fulcro della squadra. Quindi se manca Palmiero non sarà Bruno a risolvere la situazione. E poi per quanto riguarda... E qui sono i limiti strutturali che abbiamo. Limiti strutturali. E anche per quanto riguarda Del Grosso, che sicuramente è un giocatore che ha dato tanto la scorsa stagione, ricordiamo anche le sue lacrime nella gara contro il Verona, nella semifinale di ritorno, però che ci sia stato un calo nelle prestazioni fatte a inizio stagione, prima che poi fosse panchinato, ricordiamoci, a Salerno ha fatto male e non solo lui. Contro il Crotone lui ha giocato ed è stata una delle prove più brutte sue e di tutta la squadra. Ha giocato Masciangelo perché ha garantito un rendimento che è stato migliore. Non è una cima Masciangelo, non è un giocatore che ruba l'occhio, però probabilmente ha garantito di più rispetto allora a Del Grosso, che ieri è tornato in campo. Se ci sono tutte queste criticità, perché il Pescara viene ancora indicato tra le squadre probabili per perché un inserimento nei play-off? Ci sono delle risorse straordinarie, perché quando hai Memushai, hai Macin, hai Galano, hai Fiorillo quando rientrerà, non so se arriverà Marchetti in porta, però sono lo stesso Campagnaro, Scognamiglio, sono giocatori di grandissimo... Ma facendo questo tipo di discorso è una critica indiretta all'allenatore? Certo, ma infatti abbiamo detto che Zauri ha avuto il limite in questo periodo di cambiare troppo le carte in tavola. Però restano delle risorse all'interno dell'organico importanti. Una volta che arriveranno determinati aggiustamenti, e se Zauri resterà sulla panchina del Pescara, dovrà essere bravo a dare stabilità. Chi vuole dare seguito a questa versione di Andrea? Parto da Riccardo, che è più vicino. Sì. Riccardo? Quindi alla fine, secondo il suo ragionamento, un po' dà ragione a me. Perché questi sono rilievi tecnici. Lui ha detto, appunto, ma se noi... Scusami. Sono rilievi tecnici, diverso dal,
dalle insinuazioni che ci sono state nella rottura dello spogliatoio. Queste sono criticità tecniche. Io non ho detto tecniche. Che lo spogliatoio è rotto, io ho detto, e lo ripeto, che qualcosa è successo, nel senso che secondo me alcuni giocatori, si è rovinato, perché devo dirti la verità, anche delle conferenze... Che intendi per spogliatoio rotto? Che frantumano spaccano le panche? Lo spogliatoio rotto quando non c'è feeling tra allenatore e giocatore? Ma non tutti, probabilmente. Perdonami, Zauri è stato preso anche... La squadra per me è forte, sono stati presi dei giovani forti, ci ritroviamo a questo punto del campionato a rischiarare una difesa, anziana, perché Zappa non ha più giocato e quando ha giocato bene, Vitturini quando ha giocato bene, e Bettella aveva la febbre, se no credo che sia titolare, e dall'altra parte Masciangelo quando ha giocato bene, ci ritroviamo con una difesa diversa. Scelte per cortesia dell'allenatore. Probabilmente c'è qualcosa, e lo ripeto, che io non lo so, ma non vedo quella squadra che io mi immaginavo di vedere nel campionato con il valore dei giocatori che ha preso. Non vedo velocità, vedo una squadra, e quello volevo dire, mi sembrano un po' stanchi, sembrano stanchi, non vanno... non vanno in campo con quella verve che devono avere per vincere una partita. Li vedo un po' macchinosi e stanchi. Questo è un aspetto. Sembra che hanno giocato il mercoledì la coppa, che non hanno giocato. Cambierebbe fatto per essere così stanco, fammi capire. Tu stai facendo questo discorso dopo una partita che Pescara ha avuto il pallino del gioco per 90 minuti. Ma fammi capire come hai fatto ad arrivare a questo concetto della squadra che è stanca, che non fa, ha tenuto a cercare con i mezzi che ha, che sono pochi. Forse intendi intensità, cattiveria, forse. Benissimo, il problema però è tecnico, è inutile gira, altrimenti non lo risolviamo mai. Posso aggiungere una cosa in generale, non dobbiamo dimenticare che questa squadra è arrivata al suo top dopo che Zauri le ha provate tutte, ha provato, se vi ricordate, il tridente finto, tridente nuovo, cioè è una squadra che ha avuto un processo di crescita notevole, proprio perché, voglio dire, non è vero quello che dice Riccardo, che questa è una squadra forte, no, è una squadra costruita piano piano, perché con tante criticità, tant'è vero che ci è arrivato tardi ad arrivare a questa formula che poi ha dato le cose. Nel momento in cui sono mancati dei punti importanti, Palmiero, il portiere, perché non è vero che il portiere Tuminello, voglio dire, questa squadra all'improvviso adesso si è trovata, dopo una serie di cambiamenti fatti, secondo me fatti soprattutto perché, credo, a mio avviso Zauri ha capito quali sono le criticità di questa squadra, cioè le tecniche, e allora non ha trovato questa squadra non ha una soluzione diversa da come la può giocare, ha delle criticità che non sono risolvibili con l'organico che ha in questo momento. Io questo voglio sostenere. In base al tuo discorso significa che il mercato è troppo decisivo, cioè non basta l'intervento per un attaccante. No, serve un attaccante, serve non solo l'attaccante, perché poi il resto serve un portiere, si parla di Marchetti, d'esperienza, serve magari un centrocampista diverso. Devi capire se questi giocatori sono diversi gli interventi da fare. Ma secondo me sì, perché allo stesso Di Grazia e Cisco, voglio dire, che non rientrano più nei piani. Evidentemente devi rifondarla questa sul mercato e lo devi fare, a mio avviso. Se non lo fai, Pietro? Totò, il problema è tecnico e sono d'accordo, il problema strutturale, però non sottovalutiamo l'aspetto psicologico e mentale, altrimenti non si spiega il fenomeno Napoli, perché al Napoli non gli puoi dire nulla tecnicamente, sono fortissimi, eppure hanno perso diverse partite, benissimo, giocato male, altrimenti non si spiega il fenomeno Napoli. Però non lo sappiamo la realtà di Napoli, permettimi, scusami Pietro, ma non sappiamo quello che è successo. Ma neanche qua lo sai. Non è tecnico, anche perché se tu arrivi a cambiare, a mandare via Ancelotti, Pedro Gattuso, evidentemente ma non è un problema tecnico. Nemmeno qua sai cos'è successo. E difatti non ne parlo, scusami, siccome non lo so, non ne parlo, magari sto dicendo esattamente quello che dovresti fare tu, se non lo sai non ne parli, chiaro? Fine. Tu lo sai, Riccardo. Non lo sa, che ne sa? Io ho visto... Ha letto, ha visto, ho visto un'involuzione della squadra,
troppo importante. Vabbè, ma troppo importante. Poi perdonami, siamo la squadra con l'attacco migliore, quindi il problema del centro. Perché continuate a dire che serve un centravanti se la squadra fa tantissimi gol? Ho detto una cosa, ho detto un'altra. Io dico che il centravanti deve fare gol. Avete detto che siamo la squadra, che siamo la squadra che comunque fa gol. Allora perché serve un centravanti? Non pensare alle parole, ci ho giocato una vita con le parole, mica puoi giocare con me sulle parole. No, giocavo ma con che lui, stai a dire? Ma che dici? Che dici? Un conto se tu c'hai, cioè c'hai Tumminello, se ce l'avevi, già un altro discorso. Altrimenti sì, ma gol, siamo il secondo attacco del campionato. Beh, dai, smetti, sì, sono frasi fatte. Se non riesci a tirare in porta una volta, che attacco è? Che mi dici? Che appunto, dici? E allora vedi che dici quello che dico io. No, assolutamente no. Sì. Quello ci puoi che giurare. Non tiriamo in porta. Quello che dici tu non lo potrei mai dire. Ci voglia un attaccante di valore. Ma discorre pure quello, non lo so. Pure il presidente. Non è perché devi avere ragione per forza, voglio avere ragione per forza. Il problema è quello. Poi, chiaro. Bisogna fare entrate, ma allora per arrivare Marchetti deve uscire Castrati. Per arrivare un altro centravanti deve uscire Brunori e magari deve uscire anche Maniero. È un problema della società questo. Certo. A centrocampo Ingelson deve uscire. Ho già citato 4-5 Cisco, Di Grazia, senza il 4-3 Cisco e Di Grazia non hanno ragione di stare in questo organico. Una bella nota ieri è stato Bocic, quando è entrato bene, ha cercato, no, di dare un po' di freschezza. Lo aspettavamo. No. Presidente, invece le cose da voi vanno benissimo. Ma ieri avete festeggiato, aspettative stanno andando oltre le aspettative. Riprendiamo questo discorso dopo la pubblicità e dopo sentiremo il presidente Sebastiani e Luciano Zauri sulla fiducia data all'allenatore. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Giovanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio con i nostri ospiti. Allora, abbiamo invitato il presidente del calcio femminile Cicconi, perché la sua squadra ha vinto a Francavilla il derby con il Chieti per 2-1 ed è terza in classifica, quota 21, dietro al Pomigliano e al Ludos Palermo a quota 22. Questo campionato di Serie C vi sta regalando grosse soddisfazioni, poi vincere il derby per voi è sempre un motivo in più d'orgoglio. Il derby, soprattutto per la forza del Chieti, non per il campanilismo. Esatto, per tutto, per l'ambiente, c'erano tantissimi spettatori, circa 250, che non sono male, e soprattutto il pubblico di Chieti, che è sempre molto osteggiante nei nostri confronti, no? Quindi, insomma, è stata una bella soddisfazione. E lì, ecco, se non voglio fare assolutamente paragoni, però parlare di dover dare qualcosa in più, ieri è successo a noi, cioè con la nostra squadra, perché siamo andati a Chieti senza, intanto le immagini dei gol, senza 5 giocatrici, di cui 4 titolari, ed è per il nostro livello tantissima roba in negativo. Quindi veramente le ragazze hanno, è andata in campo, ci ha messo tanto. Quindi, nonostante le assenze, il vostro allenatore, che ricordiamo è Massimo Zucchini, figlio del compianto Vincenzo, ha saputo rimediare. Sì, è entrato nella ripresa, insomma, negli spogliatoi, e ha saputo dire le parole giuste alle ragazze, che sono entrate in campo con un'altra determinazione, non perché all'inizio non sentissero la partita, anzi forse la sentivano troppo, forse la sentivano troppo. È pure vero che io intanto non amo le scuse, proprio perché al calcio chi vince ha ragione, però è vero che dopo 4 minuti su un cross, e c'era un vento pazzesco, tra l'altro commentato da tutti i cronisti, cioè questo cross è andato a finire in porta, per cui sai, c'è anche da dire che vai sotto in una partita così importante, dopo 4 minuti un attimino non è facile riprenderti. Il Chieti ha avuto le sue occasioni nel primo tempo, il nostro portiere ha fatto dei miracoli. Un grosso infortunio da parte del difensore. Sì, anche noi ne abbiamo saputo approfittare, ed è anche importante, perché poi quando ti trovi lì a tu per tu devi fare gol, e quindi l'abbiamo fatto. Poi c'è anche da dire che il secondo tempo noi ne abbiamo avuto altre 2-3 di occasioni, però perché poi una vittoria meritata. Insomma, no, diciamo che se c'era il pareggio nessuno avrebbe potuto dire nulla, ma poi tu devi comunque farli i gol e mantenere e non riprenderli. Ma perché avete festeggiato così tanto? Perché avete vinto? Perché le ragazze sì, questo derby lo sentono, c'è, ripeto, una storica rivalità, e tutta la settimana i giornali hanno parlato, vanno a punzecchiare anche apposta, e quindi abbiamo letto, no, che insomma c'era tanto desiderio di batterci. Anche perché la squadra delle Chieti è stata sempre una delle più efficaci nel campionato, quindi vorreste arrivare ad un livello tecnico superiore vicino a quello del Chieti? Beh, sì, insomma, l'anno scorso siamo arrivati davanti al nostro primo anno, e sì, sicuramente noi pensiamo al nostro cammino, che stiamo cercando di portare la femminile del Pescara più avanti possibile, soprattutto come programmazione, come struttura, come tutto. Non fate la corsa sul Chieti, ma assolutamente, cioè, questo si scherza, va bene, ma poi, cioè, il mio interesse ad arrivare prima o dopo del Chieti proprio, cioè, no, non esiste. A me interessa arrivare più su possibile,
e fare questo, completare questo processo di crescita, e questo sta avvenendo. Dopo torniamo a parlare di questa bella realtà che sta dando grandi soddisfazioni. Allora, fiducia a Luciano Zauri, sei d'accordo, Totò? Ma sì, penso proprio di sì, soprattutto se partiamo dall'idea che questa sia comunque una squadra da completare o comunque da ritoccare, voglio dire, credo che... C'è una fiducia a tempo, secondo te, quella della società, queste due partite, poi si aspetta il mercato? Sì, penso di sì, almeno questo dovrebbe essere l'ipotesi, perché alla fine, tutto sommato, non è che dobbiamo stare a vedere la classifica, dobbiamo vedere come... quali sono i problemi della squadra in questo momento. Io credo, sono dell'avviso, ma credo che anche da parte della società ci sia questa intenzione, quella di comunque di ritoccarla questa rosa, perché è ovvio che sono emesse delle criticità, insomma, perché delle carenze notevoli, non dalle ultime partite, ma insomma da stiamo stata facendo, dall'infortunio di Tumminelli in poi, voglio dire. Quindi credo che sia importante, è ovvio che i risultati che non sono arrivati rafforzano anche questa idea comunque di dare continuità, ma anche di cercare di completare, di ritoccare un organico che in questo momento non dà le massime garanzie. Dottor Riterio, sei d'accordo nel dare fiducia a Zauri? Sì, perché oramai, mancando due partite, io penso che la società punti a ridurre i danni, no? E con l'aggiunta di qualche buon giocatore, secondo me Zauri può esprimere il meglio con questa squadra, perché l'ha già fatto vedere. Quindi se ha, come dire, quegli aggiustamenti che lui si aspetta anche. Riccardo? Io spero che questa rosa tanto ampia che abbiamo tanto detto, Zauri ha detto in conferenza stampa che era positivo avere tantissimi giocatori, gli si sta giocando contro. Io spero che in uscita ci siano tante persone e soprattutto gli scontenti, e che lo lasciano tranquillo lavorare, perché io ribadisco quello che io intendevo dire prima, che secondo me all'interno dello spogliatoio o sono in tanti, ma ci sono tanti scontenti, e per quello che è successo, che non abbiamo mai saputo, io non ho certezza di quello che dico, e qui però è successo che Del Rosso e Bruno sono stati mandati via. Da quella volta comunque qualcosa secondo me si è rotto all'interno dello spogliatoio. Quindi scusa, probabilmente sono stati mandati via in che senso? Sono stati messi fuori rosa, sono andati in tribuna. Non sono stati convocati, come è successo per tanti altri giocatori. Vabbè, però comunque questo è successo. Io qualcosa secondo me, qualche scontento all'interno dello spogliatoio, io spero che Zauri rimanga, che possa far giocare. Sei d'accordo nel dargli fiducia? Assolutamente sì, ma sono d'accordo sul fatto che deve la rosa delle persone scontente devono andare via, perché per me il problema è questo. Per me. Andrea? Qualche dubbio ce l'ho, però una cosa è certa, il momento è delicatissimo. È delicatissimo perché lo dice in parte la classifica, lo dicono le ultime partite, e perché c'è il mercato. Bisogna fare mercato e bisogna vedere con quale allenatore farlo. Ecco perché il momento è estremamente delicato. Però il mercato arriva dopo le due partite. Ok, e infatti queste due partite saranno estremamente funzionali al futuro del Pescara, perché poi se si decide di andare avanti con Zauri, il mercato lo si farà con le indicazioni di Zauri. Certo. Se però Sebastiani non è fino in fondo convinto, al prossimo scricchiolio deve provvedere, perché poi dovrà prendere l'allenatore con cui fare mercato. È successo due anni fa che il Pescara ha chiuso il mercato con Zeman, c'erano già degli scricchiolii, non ha esonerato Zeman a dicembre quando poteva farlo dopo Pescara Novara, quella conferenza eccetera eccetera, poi lo ha esonerato a fine febbraio, inizi di marzo, per prendere Epifani e poi Pillon a mercato chiuso, e quindi con una squadra che magari gli allenatori successivi avrebbero impostato diversamente. Quindi è estremamente delicato il momento, e se una decisione va presa, proprio perché c'è il mercato che arriva, va presa in questi sette giorni, quindi con la partita prossima di Livorno, la partita col Chievo lunedì. Sebastiani deve sapere con chi fare mercato. Andiamo a sentire il presidente a fine partita al microfono di Paolo Renzetti su questo argomento. Una domanda secca: è a rischio la panchina di Zauri? No, ho già detto ai due colleghi, non è assolutamente a rischio, è una partita che non siamo riusciti a portare a casa, ma questo non cambia i nostri programmi. Prova piuttosto deludente sul piano del gioco con il Trapani che si è chiuso, Pescara non è riuscito a tirare in porta, eccezione fatta per due occasioni. Ma credo che quando una squadra si chiude non sia così facile tirare in porta. E forse dovevamo andare in vantaggio noi, abbiamo invece subito la rete da loro ed è stato ancora più difficile, quindi
sicuramente non abbiamo fatto una bella partita, ci mancherebbe, però cioè, guardiamo anche contro chi l'abbiamo giocata e come l'hanno giocata gli avversari, perché non è che queste partite si giocano da sole. Si avvicina il mercato, urge l'arrivo di un attaccante, credo che su questo ci sia poco da aggiungere, state monitorando diversi nomi? Sì, ma sia Giorgio che Antonio stanno cercando di monitorare un po' il più possibile tutto, non solo l'attaccante, perché si apre un mercato a gennaio, se ci sarà da fare qualche correttivo lo faremo sicuramente. Per chiudere, giovedì ci sarà questa gara di Livorno, a questo punto una gara comunque molto molto importante per il futuro, perché la classifica è corta, però dice che il Pescara è a 2 punti dalla zona playout. Sì, anche 3 punti della zona playoff, quindi purtroppo io sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, voi lo guardate mezzo vuoto, va bene uguale, però la realtà questa è che tutte le partite sono dure. Oggi credo che il Pisa abbia preso 3 gol in casa dal Cosenza e qui credo che se avessi fatto la domanda prima della partita nessuno ci avrebbe messo un centesimo. La Serie B è bella ed è importante anche per questo motivo, perché non ci sono partite scontate. Ottimista sul futuro del campionato, correttivi al mercato di gennaio, non è a rischio Luciano Zanno, questa è un po' la sintesi dell'intervista. Cicconi è d'accordo da presidente a presidente? Ma sì, adesso sull'idea di Daniele, del presidente sua personale, resta nella sua testa e quindi non entro nella sua testa. Certamente mezzo abbiamo pieno mezzo vuoto. Ah, se, su quello, beh, se una società non guarda il bicchiere mezzo pieno e essa stessa parla di bicchiere mezzo vuoto, già è finita, quindi assolutamente dobbiamo cercare invece di caricare il più possibile un ambiente. E detto questo, ci sono due partite a breve. Bastiani dice sempre le cose che pensa, quindi non sono parole di circostanza. No, assolutamente. Molte volte sono frasi di circostanza. Di getto le dice sempre come pensa. Quindi, e poi ci sono due partite così ravvicinate, no? Inevitabilmente non ci sarebbe nemmeno un tempo tecnico di fare dei cambi. Adesso quello che succederà in queste due partite ovviamente determinerà anche dei cambiamenti o delle certezze nella sua testa. Diterio, ecco, sentendo questa dichiarazione del presidente, pensi davvero che ci sia ancora fiducia verso l'allenatore, che si vuole dare una sterzata grazie al mercato e quindi si vede davvero il bicchiere mezzo pieno inconsciamente per il presidente Sebastiani? Beh, anche consciamente lo ha detto, l'ha dichiarato. Secondo me sì, perché di fondo lui vuole garantire adesso la stabilità. Perché togliere l'allenatore aggiungerebbe ulteriore sfiducia e insicurezza e destabilizzerebbe ulteriormente. Chiaramente le prossime due partite, come diceva Andrea, sono importanti, anche perché c'è il rientro di Palmieri, adesso Zavoli può esprimere il suo assetto tattico preferito. Ecco, ma quando diciamo le prossime due partite, contano i risultati, contano le prestazioni, contano i punti, quanti punti? Secondo me tutte queste cose che hai detto. Cioè quanti, sia il gioco che 20% le prestazioni. Purtroppo sì, i risultati, no? L'80% conteranno i risultati al 20%. Cioè, quali risultati? Non perdere a Livorno e vincere con il Chievo? Oppure io penso che con un punto in due partite la sorte è segnata, ovviamente anche con zero. Con due pareggi decide proprio la società e con 4 punti penso che Zauri si garantisca la permanenza. Riccardo, come ti inserisci in questo gioco di numeri? Che purtroppo è vero, l'80-90% dei risultati, i punti faranno il destino dell'allenatore. Mi spiace perché non dovrebbe essere così, però sono troppo importanti. Però lo stesso Zauri lo sa perché lo dice, sì, anche all'intervista, non si meraviglierebbe, no? Se non arrivano i risultati è normale, no? Non lo sa nessuno come andrà, però ti posso dire che personalmente Zauri per me è un buon allenatore. Io non credo che il problema sia Zauri, pur avendo fatto anche lui qualche errore, ma errare è umano, tutti sbagliano. Io non vedo in Zauri il problema. Per me, ripeto, ribadisco, non è l'allenatore il problema di questa squadra.
Ecco, però scusami, sì, Enrico. No, scusami se ti interrompo. Prima Andrea parlava di qualche analogia con il campionato di 2 anni fa. Sì. Zeman, qualche scricchiolio, risultati che non arrivavano. È vero, e che anche lì, le prestazioni. È non vero, erano lì, però c'era un rapporto diverso tra presidente e allenatore. C'era una spaccatura, no? Tra il presidente e l'allenatore, esatto, che non si parlavano. E quindi poi non si corre il rischio di arrivare, no, a situazioni simili come in quella stagione, Pietro. Questo, per rispondere a questa domanda bisogna avere delle informazioni che non abbiamo, che infatti volevo aggiungere qui, perché non sappiamo quanto i giocatori seguono l'allenatore. Per saperlo dovremmo essere all'interno, e questo lo può sapere solo il presidente, certo, e lo staff, certo, che è lì. Però volevo anche aggiungere su quello che ha detto Riccardo, che Zauri non è il problema, però si chiede principalmente all'allenatore di risolvere i problemi. È per forza. E quindi se non lo risolve diventa il problema principale. Sì, ma infatti è giustissimo il ragionamento che ha fatto Andrea e anche quello che ha fatto Totò per quanto riguarda il mercato, che bisogna andare sul mercato. Però se tu al tuo interno hai delle, uso un brutto termine, delle mele marce, sono le prime che devono andare via. Questo io penso, perché io credo che Zauri debba avere la possibilità di allenare sereno, e io anche delle conferenze stampa che fa, al di là dei risultati, al di là di tutto, non lo vedo più sereno come era all'inizio, anche le dichiarazioni che fa. Però Zauri ha sempre detto che ci sono già, ma l'ho detto anche quando è stato ospite qui a Replay, che ci sono degli scontenti, giocatori che giocano di, esatto, meno, che avrebbero quasi certamente chiesto di andare, perfetto, via, e se si trovano le condizioni, perfetto, per mandarli via. Ma io non vorrei che questi giocatori avessero, influissero sull'atteggiamento anche in campo di altri. Perché? Perché può capitare che qualcuno. Attenzione, e quelle cose le ha dette dopo Empoli, e lui è venuto qui dopo Empoli, quindi quando il Pescara era al massimo, esatto, della stagione, esatto, al massimo livello. Meno della male stagione, che adesso c'è la sosta e c'è il mercato, in modo che la società con il mister possano però fare. Dobbiamo aspettare ancora 2 partite prima di avere un quadro. Sì, più, ma certo, più poi lineare, hanno il quadro e poi devono capire. Io ti dico personalmente, per quello che ho visto in campo, io Zauri non lo manderei via mai, ti dico la verità. Totò, anche tu sei d'accordo questo di proseguire con Zauro, l'hai detto poco fa. Scusa se poi mi ripeto. Poi con l'intervento del calciomercato. Sì, però questa storia di Riccardo che ritira fuori le mele marce, voglio dire, ma non ha senso, voglio dire, perché devi continuare a dire, lo stai dicendo all'inizio della trasmissione, deve togliere le mele marce. Chi sono queste mele marce? Anche perché se partiamo da questo concetto, o deve mandare via mezza squadra, perché altrimenti non esiste. Quello che abbiamo visto noi durante questa gestione Zauri è che comunque lui alla fine ha utilizzato tutti i giocatori che ha avuto in rosa, anche perché è stato anche il suo limite, perché spesso ha cambiato il modulo, ha cambiato l'assetto, dando fiducia anche ai giocatori che magari sembravano emarginati. Quindi questo voglio dire, io finché non andiamo su questo discorso, secondo me non ne usciamo. Se la società dovesse fare questo discorso di togliere le mele marce, che poi bisogna vedere quali sono le mele marce, dove stanno, dove, come le scopri, voglio dire, non ha senso. Il problema, ripeto, è un problema tecnico, e proprio per questo dico che in questo momento, contrariamente a quello che ho sempre detto, cioè che conta la prestazione più il risultato, ma in questo momento io sono punti. No, io penso che questa squadra non sia in grado di fornire la prestazione, il che ovviamente conta soprattutto il risultato, perché credo che questo Pescara abbia in questo momento dei problemi che non può risolvere, non può risolvere Zauri, non lo può risolvere la squadra, perché ha un problema tecnico pesante, va bene? Questo non è che all'improvviso con la bacchetta magica vediamo che questo fa un partitone a Livorno, ma come ci pensiamo? Fatemi capire, altrimenti perché stiamo a parlare sempre di mercati, di soluzioni, di buchi che hanno in organico, magari anche di a qualche anziano che può non rientrare in questo secondo ruolo. Te quelle prestazioni belle non si ripeteranno più? Con questa squadra no, cioè con questo momento no, con le assenze che hai io non ci credo. Quindi la squadra è debole? Certo, in questo momento, ma non è che lo sto di oggi, lo sto dicendo da 3 settimane, se ti ricordi. Per me è forte. No, lo sto dicendo da 3 settimane, anche perché il processo, ripeto, forse voi avete dimenticato, no, come ci siamo arrivati. No, perché non questa squadra, Zauri l'ha cambiata 10-12 volte, sì, ma mica è pazzo, voglio dire. Beh, rispetto a quel ciclo positivo, la squadra è questa, perché Palmiero c'è. Sì, però manca l'attaccante.
Manca il portiere nelle quattro partite. Manca il portiere, voglio dire. Mancava anche quelle partite. No, allora intanto Palmiero stava a Empoli, intanto, se ti ricordi, col Benevento. Appunto, le altre tre non le ha fatte. No, le ha fatte cascate. Sì, però l'abbiamo visto, esatto, poi. Il problema è che poi abbiamo visto che è un problema, scusate, non sì, è che sì, non no, ci stava. Se si può ripetere quel ciclo all'improvviso. In questo momento, in queste due partite sicuramente no, su quello non ho dubbi. Dimmi perché dobbiamo andare in pubblicità. No, invece col rientro di Palmiero che dà equilibrio, più equilibrio, adesso Zauri si gioca veramente tutto, deve tirare il massimo e deve recuperare le prestazioni anche di Empoli. No, tra l'altro è fondamentale anche che se resterà Zauri, lui indichi, parlando con Repetto e Bocchetti, come intende definitivamente, se è possibile fare un discorso del genere, come vuol far giocare la squadra, perché se si vira definitivamente sul cosiddetto albero di Natale, non è mai successo, e spero che non accada soprattutto per molto tempo, ma se viene a mancare Galano, un acciacco per Galano, un acciacco per Macin, chi si mette in quella posizione? Pescara ha tre centravanti che hanno i loro problemi, ognuno diverso dall'altro questo problema, però se vengono a mancare Macin e Galano, chi gioca e come gioca il Pescara senza di loro, che sono le due se bocche ci metti pure da fuoco? Questi dubbi, l'albero si appende sempre di no più. Ma ecco perché è fondamentale saperlo, perché poi devi trovare sul mercato delle alternative, che lo sappiano loro, assolutamente sì, bisogna mandare via certi giocatori che non saranno più funzionali e reintegrarli con quelli che saranno funzionali alle indicazioni dell'allenatore. Le vostre giocatrici fortunate quando recupereranno? Infatti quello è il mio unico sogno, io del mio mercato di dicembre, che tra l'altro ho preso una calciatrice giovane ma che ci darà una grossa mano. Elisabetta Taverna ha solo 18 anni, è stata la primavera della Roma e di Padova addirittura, quindi 2017 di anni. Appunto, e quindi a parte questo, a gennaio spero vivamente almeno di recuperarne due, e purtroppo si è fatta male la Bartolucci, che è per noi un punto, anche una giocatrice importantissima, invece qui abbiamo un problema contrario, quindi però appunto torniamo alle famose scuse o non scuse. Noi abbiamo ribaltato una partita, cioè avevamo insomma una squadra che per una buona parte dell'inizio del campionato non aveva quella convinzione mentale, non di essere la più forte del campionato, ma di essere sicuramente più forte di tante altre. Le ragazze hanno capito quanto erano più forti di altre e le stanno battendo. L'aspetto mentale conta. Il mister ha avuto anche delle sue problematiche, insomma c'è stata una dimissione accettata. A volte vengono azzeccate, a volte no. Però dico solo questa cosa, ovviamente non faccio nomi, ma è un esempio, perché poi il mondo femminile è molto diverso e particolare. Avevo una calciatrice che si sta quest'anno nuova, che dopo una settimana voleva andare via, nel senso non mi trovo, non mi ambiento. Ieri le ho scritto un messaggio, mi sono commosso per lei, per come ha giocato, e ho detto: hai visto quando mi hai detto quelle parole? Lei mi ha detto: adesso darò fino all'ultima goccia di sangue, grazie Presidente per aver insistito con me. Certo. Quindi si può lavorare anche sulla testa, altro che. Pubblicità e poi sentiremo un attimo Zauri e parleremo di questa partita di Livorno, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ultimo quarto d'ora di trasmissione. Allora, abbiamo sentito prima il presidente Sebastiani, qualche battuta con Luciano Zauri al termine della gara e poi ci proiettiamo su Livorno-Pescara. È arrivato questo pareggio, al di là di quella che è stata la partita, ci si aspettava qualcosa in più dalla tua squadra? No, assolutamente, noi per primi, da me, da presidente, ai giocatori, quando in casa non riesci a vincere ti lascia sempre un po' di amore in bocca. Siamo dispiaciuti perché vogliamo vincere, ci abbiamo provato, magari in maniera un po' disordinata in alcuni momenti, però credo che l'atteggiamento dei ragazzi sia stato buono, ce l'hanno messa tutta, non si è riusciti a trovare il gol. Avevi detto anche nei giorni scorsi gli allenatori sono sempre in discussione, qualche minuto fa ai nostri microfoni il presidente Sebastiani ha detto Zauri non si tocca. Ringrazio il presidente, la stima della sua età fa sempre piacere, ma io l'unica medicina che ho è lavorare e far lavorare bene i ragazzi, poi tutti quanti noi allenatori siamo lì per essere giudicati anche in base ai risultati, per cui sono sempre quelli che fanno la differenza. Insomma, Zauri sa manifestare poco le emozioni diverse se vince o se perde, o no, Literio? Sempre molto tranquillo. Sì, composto, è vero, sì, è vero, molto equilibrato, probabilmente perché non vuole aggiungere o destabilizzare la squadra e rassicurare la squadra. E poi anche la sua indole, quello di mantenere un equilibrio, una razionalità, una calma. Totò legge l'intervista con... lo stesso pensiero. In effetti lui sa anche mascherare, voglio dire, nel senso, perché in effetti non avrebbe senso magari uscire di testa durante un'intervista, e quindi è proprio il suo metro, è quello, credo che sia. Livorno può essere una trappola?
Ma sicuramente, Livorno, cioè, domenica abbiamo affrontato la penultima in classifica, abbiamo visto come è andata e come poteva andare anche peggio. E adesso affrontiamo Livorno che è l'ultimo in classifica, che ha cambiato allenatore da 2 settimane, le ha perso 2 partite consecutive, però la Serie B dice che non ci sono partite squadre materasso, vuole dire, sempre da vista, anche perché tra l'altro il Pescara l'affronta in un momento non brillante come poteva essere l'altra trasferta in Toscana, cioè quando andò a Empoli era una squadra in salute e anche in convinzione per quello che poteva valere. Oggi è una squadra che fa fatica, che è cosciente dei propri problemi, quindi non è facile interpretare. Però Livorno 13 punti, la cura tra mezzani certo. Non funziona granché. Sì, certo, sì, sì, è comunque la speranza è che ci sia questa reazione. Poi ripeto, a mio avviso molto conta il risultato in questa partita, proprio perché la squadra a mio avviso non è in grado di esprimere il calcio che abbiamo visto nei momenti migliori. Siete d'accordo che non rivedremo, secondo Antonio, più prestazioni belle, almeno in questo momento? No, fino al mercato sicuramente. In queste 2 partite, diciamo, sì, certo, del passato? Oppure ci si può svegliare di colpo? Ma non molto, perché ripeto, io già l'ultima partita che ho visto mi è piaciuta di più della precedente. Ha tirato di più in porta, ha verticalizzato di più. Quindi se adesso si vedranno le risorse di Zauri e della squadra, e quella di Livorno è una trappola, sì, perché ci si aspetta tutti che a Livorno si vinca, no? È l'ultima in classifica, quella più in crisi forse di noi, quindi le aspettative, le pressioni, l'esame aumenta e bisogna vedere adesso come gestisce l'esame Zauri soprattutto, qui si vedono le sue risorse. Riccardo? Spero che abbia coraggio, Zauri. Coraggio che intendi, nelle scelte? Assolutamente nelle scelte. Ma anche che infonda coraggio ai giocatori. Ma no, lui in fondo è un ex calciatore. Ma che per scelte, cioè escludere qualcuno che sta giocando adesso? Io se seguo il filologico di quello che ti ho detto, sì, io credo che lui non sia in questo momento, non sia nelle condizioni, non c'è qualcosa che spero che lui possa far esprimere quest'anno in Serie B quello che ha espresso nella primavera. Sì, ma dei giocatori che sono scesi in campo ieri, cioè quale sarebbe questa esclusione? Ma ad esempio Tomato, se vuoi un nome, l'esclusione di Scognamiglio che sta facendo male è una. Probabilmente farà rigiocare qualche giocatore che abbia qualcosa a dire un po' più di questa squadra. Ma Scognamiglio perché sta giocando male? Scognamiglio che sta giocando male. Ha creato problemi, almeno Scognamiglio in che cosa? Sempre. No, ho detto perché per questione tecnica, per me Scognamiglio potrebbe anche sedersi. Detto, in base al ragionamento che ho fatto prima, Sì, il ragionamento che ho fatto prima è quello di fare. Lui è stato secondo me preso per lanciare i giovani, cosa che ultimamente non sta più facendo, sì, nel senso che l'ultima difesa erano disponibili, non hanno giocato. Considerando che Cioffoli tra l'altro ha giocato bene, è stato fottuto il migliore in campo, però vedi Scognamiglio, probabilmente anche qui anche l'infortunio di Bettella ha influito, però secondo me probabilmente se c'era Bettella non giocava Bettella, Scognamiglio non giocava Drudi, quindi non lo so, io ripeto, credo che 28 giocatori sono tantissimi, io credo che la rosa vada ridotta e che forse me ne marce, mi scuso, è stato più uno sfogo, per quei giocatori che non servono, che devono essere, che magari questi giocatori non infondono serenità ad uno spogliatoio, perché comunque ribadisco, cioè questa squadra va in campo abbastanza svogliata, non, tu hai detto giustamente Totò prima, perché tu, la squadra ha fatto gioco, è vero, ha tenuto il primo del gioco, sì, però abbiamo visto la partita tra l'altro vicino, non ti ha dato neanche a te, credo, la dimostrazione di una squadra che voglia vincere, che voglia lottare. Ma, cioè, no, ma sono due cose diverse, esatto, sono due cose diverse, a me mi ha dato l'impressione questo. Di una squadra che non è in grado di esprimere di più, è diverso, non perché è svogliato, perché non lo vuole fare, perché non ha le forze, in questo momento sul piano tecnico non può esprimere più di questo e ha fatto la partita per 90 minuti, però senza costruendo poco. Pietro dice che ha tirato di più, però avrà fatto 3 tiri in porta. Il centravanti non ha fatto un tiro in porta. Maniera non ha fatto un tiro in porta. Voglio dire, di chi stiamo a parlare? Capito, va bene. Voglio dire, è sul piano tecnico, questa è una squadra spenta, ma per i propri difetti strutturali in questo momento, non perché non ha voglia di giocare, voglio dire. Sì, però abbiamo successi. Se prima giocavamo da squadra, adesso giochiamo sull'individualità del singolo. Machine, lo sappiamo tutti, è un giocatore che è di categoria diversa, è un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente in A, è come lo era l'anno scorso Gaston Brugman, sono giocatori dotati di
piedi, una grande qualità, però non puoi giocare su un giocatore, perché Castori stesso ha detto: io ti chiudo il giocatore che ha più talento e tu non fai più nulla. Però con Mancini non c'è riuscito. Non c'è riuscito. Allora, Andrea, dopo tutto dipende. Nel Livorno ci sarà l'ex Marras. Assolutamente sì. Goleador. 4 gol. Goleador, diciamo, goleador. Hai visto? E guarda, se la mettiamo così da un punto di vista della Camp, dicevi prima che hai seguito le partite di Livorno, non è andato così male, anche allora, perdendo col Benevento, insomma, col Crotone ha fatto una bella partita, gagliarda, poteva scapparci anche il pareggio, poteva essere una vittoria anche più larga del Crotone, ma il Livorno è sembrato una squadra viva, quindi la partita va temuta, a mio avviso, e io la temo, proprio perché il Livorno contro Mezzani non ha ancora preso punti, però ha dato dei segnali importanti proprio a Crotone, e ritengo che questa partita, se non è decisiva per il Livorno, poco ci manca, e loro immagino la giocheranno con l'atteggiamento di vita o morte. Ecco perché sarà una gara molto molto complessa. Pescara non è da meno, perché il Pescara non è da meno, ed è un Pescara che arriva da questa situazione piuttosto insomma traballante. Se vogliamo usare la cabala, sì, visto che abbiamo prima parlato in chiave negativa, l'ho fatto di Maniero. Maniero si è congedato da Pescara nel 2014-2015 con la doppietta a Livorno, e se non ricordo male è anche l'ultima vittoria del Pescara all'Ardenza. Se dovesse giocare, chissà che la sua seconda esperienza a Pescara non ricominci di fatto proprio lì. Ci vuole un miracolo, perché effettivamente il Maniero visto finora non dà l'impressione di essere competitivo a questi livelli. Però se dobbiamo buttarla un po' sulla metafora, sulla cabala, lì lui ha lasciato l'ultima traccia a Pescara con quella doppietta ed era il miglior Maniero di sempre. L'ultimo giro con i nostri ospiti, perché stanno uscendo i primi nomi di mercato, mercato che ovviamente si aprirà nel mese di gennaio. Per la punta i nomi sono Moreo dell'Empoli, Moncini della Spal, Melchiorri del Perugia. I profili, Andrea, Melchiorri lo conosciamo, anche sì. Moncini e Moreo, che è un ex Teramo poi. Allora, sì, Moreo ex Teramo, Melchiorri è un ex del Pescara. Melchiorri e Moreo somigliano, perché sono due spilungoni che non queste sono... Questo è Moreo in maglia Palermo e poi lo vedremo in maglia Teramo. Sì, sono due giocatori simili, perché sono due spilungoni che giocano da prima punta ma nascono come seconda punta, addirittura come esterni. Melchiorri faceva la seconda punta. Questo è sempre Moreo con la maglia del Teramo. Sì, sì. Melchiorri ha fatto l'esterno d'attacco, ricordo al Giulianova. Moreo nasce da esterno, al Teramo ha giocato da prima punta e al Palermo anche, quindi hanno caratteristiche abbastanza simili. Prossimi invece... 27 anni Moreo, quindi sì, in pieno della maturità. Esatto, Melchiorri giocatore sicuramente più maturo, anche più anziano sportivamente. Moncini è un giocatore un po' più diverso, giocatore brevilineo, rapace dell'area di rigore, sa segnare un po' in tutti i modi. Lo scorso anno rifilò una doppietta, eccolo qua, sì, proprio nella vittoria 4-1 del Cittadella sul Pescara. Dunque due profili sono abbastanza simili. Un altro, Moncini, ecco, il giocatore che vive per il gol, diverso. Quindi diciamo che a livello di lavoro Moreo e Melchiorri potrebbero somigliare, con qualche caratteristica un po' diversa, a Borrelli. Moncini è un giocatore che vive quasi espressamente per il gol. Totò, chi sceglierebbe? No, la disamina di Andrea è esatta. Io nell'ordine sceglierei uno più strutturato, quindi Melchiorri è il mio favorito, perché intanto conosce l'ambiente, noi conosciamo lui, insieme a un ragazzo eccezionale sotto l'aspetto, sì, anche per il famoso spogliatoio che piace a Riccardo, e sarebbe un innesto indolore secondo me. Moreo ha caratteristiche pure importanti, voglio dire, adesso serve un a mio avviso, proprio se noi ipotizziamo questa squadra dovrebbe andare avanti con questo 4-3-2-1, sarebbe... Come sono profili interessanti. Esatto, no, però credo che un Moreo o Melchiori sarebbero più funzionali rispetto a Moncini, insomma, che direbbe un altro tipo di gioco, voglio dire. Pietro? Io sceglierei Moncini per due motivi molto precisi. Uno, perché è un giocatore che ha più fame, secondo me, degli altri, e il secondo perché ha più adattabilità. Se non sbaglio, lui è arrivato a Cittadella l'anno scorso a gennaio nel mercato,
se non ricordo male, ha fatto 15 gol solo nel girone di ritorno. Sì. Quindi però, è capace di adattarsi all'ambiente, Pietro, rapidamente. Proprio su questo aspetto, vista però, la tua anche funzione, è che, un po' diverso. Ti voglio sollecitare su questa cosa. Tu dici Moncini ha più fame, però Moncini, l'affamato Moncini, lo scorso anno è andato a Cittadella ed è esploso. Ora lui voleva sfogare la sua fame tornando in Serie A alla SPAL e trovando spazio. Invece lui ha giocato poco e male. Come tornerebbe nuovamente in Serie B con la stessa fame dello scorso anno? Beh, se gli si prospetta una possibile promozione in Serie A, perché no? Riccardo? Io ho Moncini tutta la vita, perché per me Melchiorri, che è dei tre forse più tecnico, il ritorno, io non credo nei ritorni. Tutti i giocatori che sono tornati non hanno mai fatto bene in qualsiasi squadra, e quindi io i ritorni non credo, anche se Melchiorri dei tre sicuramente credo sia il più forte. Ma non lo prenderei e cambierei probabilmente anche modulo, comprendendo Moncini. Volevo dire una cosa buona, sì, a Riccardo, perché non c'era allora. Noi abbiamo avuto ritorno importante di Pagano e di Cara. A Pescara ci abbiamo vinto il campionato. Non so, anche Rebonato, è Rebonato, esatto. Voglio dire, quindi è sempre un po', non so, diciamo un po' banale questo fatto di ritorno. Presidente Cicconi, tra, se potesse scegliere un gioco, che facciamo? Come caratteristiche? Moreo, Moncini, Melchiorri, poi sì, capace che uscirà qualche benché altro. Sono d'accordo con Totò su Melchiorri, però prenderei Moncini. Va bene, allora una cosa buona su Moncini, sì, vorrei dire, perché praticamente l'altro anno ha fatto 15 gol, è vero. L'anno prima a Cesena non la metteva dentro nemmeno a porta vuota, come mi ha detto Camplone, che l'ho avuto. Quindi vuol dire, non è che, certo, che vai sulla bacchetta magica. A me funzionare è un giocatore anche di una certa esperienza, che abbia fisicità, che abbia qualità, e questo credo che Moncini abbia un po' meno rispetto a me. Speriamo che dopo Livorno l'albero si raddrizzi un po'. Noi siamo pronti a raddrizzarlo. Ovviamente da questo studio formuliamo gli auguri di Buon Natale a tutti. Il Pescara in campo il 26 di dicembre. C'è qualche notizia di una panchina saltata in Abruzzo a volo? In Serie D è saltata la panchina di un ex giocatore del Pescara come Paolo Rachini. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo allenatore. Noi in redazione abbiamo già lanciato un nome, che è quello di Daniele Amaulo, però staremo a vedere. L'ufficialità però è l'esonero di Paolo Rachini. Grazie Andrea Cicconi, grazie Andrea Costantini, grazie Riccardo Clinco, Pietro Literio, Totò De Leonardis, ringrazio Maurizio da qui in regia, qui in studio Roberto Pulimanti della Publivideo, Loris Bennato, poi Stefano Canati della GT Fotovideo. Ovviamente ci vedremo lunedì prossimo dopo le due partite di Livorno e soprattutto quella con il Chievo in programma alle ore 12:30. Grazie per averci scelto, buon Natale a tutti.